Una decisione, una scelta condivisa con un gruppo di amici che mi hanno spinto a voler ritentare questa avventura, tra virgolette, è entusiasmante poter partecipare alla vita della propria città, all'amministrazione della propria città, quando gli amici ti chiamano, quando non bisogna mai tirarsi indietro. Io ricordo sempre una bellissima canzone di Giorgio Gaber, Libertà e partecipazione. E ho sempre pensato che le polemiche sterili non servano, bisogna partecipare e in questo caso gli amici hanno voluto tutti insieme che io fossi il candidato sindaco e per questo li ringrazio. E oggi ci sono due liste importanti come Fratelli d'Italia e Lega. Ripeto, ricordo che anche all'interno del nostro schieramento hanno voluto condividere questa avventura anche Forza Italia, che è un partito a livello nazionale, l'UDC, hanno condiviso con il gruppo delle partite IVA. Sono due realtà, la regione amministrata dal centrodestra e noi non abbiamo mai fatto trasformismi, siamo identificabili, identificati nel centrodestra e così andiamo avanti. Ci attende una grande sfida, le risorse oggi vengono solo dall'Europa, non possono arrivare, lo dicono anche gli attuali amministratori, i trasferimenti dallo Stato sono stati ridotti, sappiamo quello che probabilmente possiamo trovare all'interno delle casse comunali, la capacità di indebitamento dei singoli comuni, è evidente che la sfida passa attraverso i fondi europei. Quando e quanta percentuale possibilità c'è di vincere al primo turno e di andare al ballottaggio? No, questa è una cosa sulla quale non mi pronuncio mai, non l'ho mai fatto prima, non lo faccio neanche adesso. E ho grande rispetto degli elettori, innanzitutto mi auguro che gli elettori siano tanti quelli che vanno a votare, che non ci sia astensionismo, dobbiamo recuperare quella grossa fetta di astensionismo che purtroppo si sta registrando in tutta Italia e dopo chiaramente quello che deciderà l'elettore a me va benissimo, credo molto nella concezione democratica del voto. Per cui non faccio previsioni in questo momento. Ci auguriamo di vincere, è chiaro.